il direttore d'orchestra Giancarlo Rizzi, veramente un artista completo che oggi ci permetterà così di intraprendere un vero e proprio viaggio nella musica ma anche nel mondo dello sport per arrivare a quello che ci siamo detti proprio in apertura di rassegna stampa questa mattina con la solidarietà. Un vero e proprio fil rouge per affrontare quello che potremmo anche definire un protagonista istrionico quest'oggi. E un hashtag molto, molto particolare, quello della musica corre. Anche con Giancarlo ci siamo conosciuti nei social e proprio grazie a questi oggi possiamo parlare della sua esperienza e della sua corsa proprio per la musica. Quindi direttore Rizzi, buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi ci racconti un po' la genesi di questo hashtag molto particolare, la musica corre, che ha postato non solo durante il lockdown, ma anche un richiamo a quella che è la Maratona di Padova. Certo, la musica corre nasce dall'unione di quelle che sono due mie grandi passioni, cioè appunto la musica, che è il mio mestiere, e la corsa, che ho cominciato anni fa e che poi ovviamente con gli impegni degli anni prima del lockdown ho dovuto sospendere. Però durante proprio il lockdown, proprio durante il gennaio dell'anno scorso, il famoso Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno secondo le statistiche, il terzo lunedì di gennaio, eravamo di nuovo tutti quanti, non tutti ma almeno noi che facciamo musica e spettacolo dal vivo, eravamo a casa, i teatri erano chiusi, quindi era una situazione davvero difficile per tanti colleghi e anche per me, e mi sono inventato questa forma di non tanto ribellione, perché chiaramente c'è poco da fare, però di resistenza personale, di resilienza si direbbe, in cui io ho deciso di dire: se siamo fermi io mi metto a correre e mi alleno per una maratona. E questo è stato, diciamo, l'hashtag lanciato per in quel momento, la musica corre, appunto. E quindi tu sei un, posso darti del tu intanto, direttore d'orchestra, che hai studiato pianoforte, composizione a Verona, poi anche direzione d'orchestra all'estero tra Finlandia e anche e l'America, e anche hai un legame molto particolare con la città di Padova. Certo. Hai lavorato anche a Vienna e a uno dei festival più importanti, dei festival rossiniani al mondo, quello del Rossini Opera Festival. Ma sulla base di tutte queste tue skills, di queste tutte competenze, cos'è la musica per te oggi? Ma la musica, secondo me, è comunicazione. Cioè la musica è comunicazione, e di questa cosa qua ci siamo resi conto molto bene durante appunto i cambiamenti che ci hanno travolti durante gli ultimi anni. Quindi quello che è stato lo sbarco anche della musica classica, diciamo, sui social e su internet. E questo ha dato la possibilità a tante persone di affrontare e capire qualcosa di più della musica, però ha costretto anche noi musicisti, che eravamo abituati alle nostre torri d'avorio dei teatri, dei concerti in frac eccetera, a capire che invece c'è un mondo là fuori e che bisogna raggiungere il pubblico in modi diversi, con delle forme diverse, con dei tempi diversi, e quindi questo è stato un grosso shock anche per il nostro mondo, e credo che sta avendo grosse conseguenze e avrà grosse conseguenze, insomma. Io spero per tutti, spero che siano dei modi anche di portare la musica classica a un pubblico più ampio, perché alla fine la verità è che è gran bella musica, sono grandi emozioni. E proprio su queste parole chiave, musica, emozioni, in un certo senso anche ribellione, ma forse non proprio ribellione, ma anche resilienza. Assolutamente. Proprio in questi due anni di Covid abbiamo visto come non solo tu ti sei organizzato per dare il tuo contributo a questa vera e propria lotta, una lotta non proprio silenziosa, perché ovviamente la musica ha fatto proprio parte di questo sforzo comune e condiviso, ma proprio raccontaci cosa, proprio il cammino di questi due anni e poi quello step finale di quel filo rouge che abbiamo lanciato proprio in questa giornata tra musica, sport e solidarietà. Assolutamente. Perché c'è un grosso punto di incontro tra la musica e la corsa, che è la costanza sostanzialmente, cioè il fatto che sia per fare musica che per fare sport, poi
mio fare sport è a dei livelli assolutamente amatoriali, però quello che fa la differenza è la tenacia, la costanza, l'allenarsi tutti i giorni. Quindi questa era partita come l'idea di allenarsi per la maratona di Padova dell'anno scorso. Poi, come sapete, l'anno scorso ci fu soltanto la mezza maratona, quindi solo 21 km, che comunque abbiamo fatto. E io ho cominciato postando quindi i miei allenamenti sui social. Era una cosa molto ambiziosa, ricevevo commenti da parte di amici musicisti che mi dicevano: ah sì, che bello anch'io, di altre persone. Ricevo i commenti di persone che invece già correvano, che mi dicevano: guarda che è decisamente troppo ambizioso, dice, la maratona è fuori Della dalla tua portata. portata. Però io ho la testa dura, ho insistito, e a un certo punto, proprio attraverso i social, c'è stato un coinvolgimento, perché in occasione della Padova Marathon ci sono varie associazioni e varie onlus che raccolgono fondi, quindi uno può diventare un runner, un fundraising, cioè una persona che raccoglie fondi correndo, e così è nata una collaborazione con la VIM, che è la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata di Padova, che è una realtà molto importante e che da anni collabora con la Maratona di Padova in questo senso. E quindi sono diventato testimonial, diciamo, di questa raccolta fondi, di questa importantissima realtà di ricerca, molto legata alla città di Padova e al Veneto. E così, a un certo punto, la maratona è diventata anche, oltre che una questione personale, oltre che una questione legata ai miei social, è diventata anche un modo per fare conoscere questa realtà e per raccogliere dei fondi, insomma. Quindi è stato davvero un connubio di tre cose che secondo me sono molto Eh importanti. sì. E quindi quali saranno le prossime iniziative di solidarietà a cui prenderai parte come testimonial? Adesso la maratona di Padova l'abbiamo fatta 2 settimane fa, è stata, devo dire la verità, una fatica improba. Poi forse gli ascoltatori non ricordano la giornata, ma è stata una giornata fredda, ventosa, piovosa, insomma, ecco, Avversa. avversa, avversa, però siamo riusciti a portarla a termine. Quindi credo che continuerà l'allenamento per la maratona per le prossime occasioni, anche per migliorare i tempi, insomma, perché uno a un certo punto ci prende gusto Una sfida contro se stessi. Assolutamente, assolutamente. E poi sapete che, insomma, lo sport, come la musica, sono cose che danno assuefazione. Più uno lo fa e più lo farebbe, insomma. Quindi credo che ci sarà un seguito. Ci stiamo pensando. E proprio su questo voler superare sempre se stessi, invece, torniamo un po' al tuo mondo, quello della musica, quello della direzione d'orchestra. Raccontaci un po' quali saranno intanto il tuo rapporto con i festeggiamenti per gli 800 anni dell'Università di Padova e soprattutto questa ripresa della vita anche dei teatri che riporteranno la grande bellezza non solo alle orecchie, ma anche in presenza. Io credo che sia un momento molto importante quello di quest'anno, e ne approfitto per diciamo, così, spiegare una cosa anche agli ascoltatori, cioè che tutto sommato il 2020 è stato un anno difficile, il 21 anche, però tutto sommato sono stati anni in cui si è riusciti a, tra una cosa e l'altra, a portare avanti, diciamo, la situazione. Questo, l'anno, il 2022, è l'anno zero. È l'anno in cui ricominciamo dal vivo, e quindi è l'anno in cui abbiamo davvero bisogno del pubblico, perché credo che ci siamo un po' disabituati tutti all'idea di prendere, andare, sentire un concerto. Sì, lo streaming, sì, internet sono cose importantissime, però ricordiamoci che la musica è una cosa che vive Di dal presenza. vivo, di presenza, diciamo, assolutamente. E il prossimo concerto sarà appunto a Padova, in occasione degli 800 anni dell'Università di Padova, il 16 giugno, alla chiesa di Santa Caterina, con un gruppo di giovani archi padovani, si chiama la Bottega Tartiniana, in collaborazione con il centro universitario e l'università, per l'appunto, con un programma assolutamente particolare, perché non sarà un concerto, diciamo, di quelli tradizionali, in cui si entra, si ascoltano dei pezzi con un pezzo di carta in mano in cui c'è scritto il nome del compositore, ma sarà un percorso attraverso quelli che sono stati i grandi successi dell'università e della città di Padova. A partire da Galileo, che proprio da Padova scoprì quei nuovi, diciamo, le nuove lune di Giove. Quindi ci saranno una serie di musiche proprio ispirate
che scritte nel Settecento e ispirate ai pianeti, ma soprattutto la cosa che è più interessante forse è quello che Padova ha il primato della prima donna laureata, e proprio una allieva di Tartini, grande compositore padovano, che appunto studiò a Padova nel Settecento, è una delle poche compositrici femminili del Settecento, quindi contemporanea di Mozart, che ha pubblicato delle opere bellissime, e quindi è una figura europea importante, è una compositrice femminile, è legata alla città di Padova, e eseguiremo delle musiche sue. Insomma, è un percorso, è un racconto molto interessante, molto diverso da quello a cui siamo abituati. Adesso ti riporto invece nel mondo iperconnesso e social, no? Facciamo anche un piccolo viaggio, quello che potrebbe essere anche un paragone. Secondo te, adesso vedi, tu vieni magari dal mondo della musica classica, ma adesso vedi che ci sono dall'altro questi trapper, rapper, varie ibridazioni. Cosa ne pensi a riguardo questo tipo di musica, questo modo di raccontarsi? Perché la musica potrebbe essere considerata anche questo, no? Un modo di raccontare e raccontarsi. Assolutamente. Io credo che a ciascuno il suo, nel senso che la musica, come tutto il resto, ci sono cose che si fanno a 16 anni che non si fanno a 40, a 18 anni si va a giocare a calcio alle 3 di pomeriggio e a 40 uno finisce a allenarsi per una maratona. Però quello che è importante è che ci deve essere spazio per tutti, e c'è spazio per tutti, una cosa non esclude l'altra, e ci possono essere dei punti di contatto, forse non, come si dice, non immaginiamo di fare Mozart con una base trap o il contrario, però è sempre, cioè la questione fondamentale è la comunicazione delle emozioni, e quindi noi ascoltiamo la musica perché ci comunica, ci tocca dentro, ci comunica delle emozioni, e questo è fondamentale. Ecco, la cosa che devo dire personalmente è quello di non fermarsi a ciò che uno conosce già, cioè non fermarsi a dire ok, ma io ascolto Mozart e mi va bene così, o dall'altra parte ma io ascolto la trap e mi va bene così. C'è un mondo là fuori, c'è un mondo di cose, e come uno cambia ristorante, e così insomma bisogna anche cambiare ogni tanto la musica che si ascolta, ecco. E proprio anche su questo magari filone di ibridazioni, di anche di questa della musica che è in continua evoluzione, potrebbe essere anche considerato un prodotto proprio storico, sociale, di un determinato momento proprio di evoluzione anche culturale. Io vorrei però fare un appello in un certo senso, non solo ai nostri telespettatori, ma proprio ai giovani in generale. Un appello da esperto proprio di musica. Cosa diresti a loro su questo tema? Ma io direi che c'è una cosa molto importante che sto vedendo in questi anni, cioè il fatto che sempre più la musica sta diventando una cosa fatta tramite il computer, tramite lo smartphone, cioè, ed è una cosa molto importante. Anch'io lavoro tantissimo al computer, quando facciamo per esempio colonne sonore o altre cose, lavoriamo al computer, eccetera. Certo, però quello che dico è importante suonare uno strumento, cioè il piacere che dà prendere in mano uno strumento, suonarlo, e anche la crescita che c'è per il cervello, specialmente quando in un momento di formazione, è una cosa secondo me irrinunciabile. E quindi l'invito è dura, certo, non dà la stessa soddisfazione che dà, diciamo che è un po', facendo un parallelo, è un po' come giocare sulla PlayStation o giocare in campo. Sì, le due cose, cioè, ma di non rinunciare al fatto di prendere e fare le cose con le mani, con la testa, dal vivo, perché hanno un altro valore. Ci vuole pazienza, ci vuole tenacia, ci vuole costanza, però i risultati dopo sono soddisfacenti. È proprio questo bisogno di avere forse anche una regola, perché il mondo comunque della musica fatta ai tuoi livelli di certo non è improvvisazione, è frutto di un cammino, è frutto di impegno, è frutto di quello che magari oggi si è un po' perso, quindi anche forse il polso e la voglia di continuare per il proprio obiettivo, per il proprio goal, per il proprio focus, no? di interesse. Quindi è forse anche quella disciplina che oggi un po' manca, no?
Io credo che sia una questione, come si dice, epoche diverse, hanno relazioni diverse con la disciplina, col sacrificio e forse anche se io penso, insomma, a come era organizzata lo studio della musica quando la studiavo io e quando l'hanno studiata quelli più vecchi di me, forse si eccedeva d'altra parte sulla rigidezza, su tutta una serie di cose che poi, insomma, non si sono rivelate così fondamentali, però certo che, ripeto, come con lo sport, se non c'è la costanza quotidiana, se non c'è insistere e se non c'è anche una cosa importante che è quella di sapere accettare le sconfitte, cioè che una volta le cose vanno male, però la volta dopo le cose vanno bene, ma se non si prova, se non ci si impegna e se non si migliora, diciamo, viene proprio meno il nucleo di base, ecco, di fare musica. E proprio sempre sul tema della musica, la musica però permette anche di unire le distanze. Tu sei stato protagonista come direttore d'orchestra non solo in Italia ma anche all'estero, quindi musica come aspetto multiculturale. Assolutamente sì, la musica è sempre stata un enorme veicolo culturale, un modo di trovare dei punti di contatto tra culture, di trovare dei punti di contatto tra persone e pensiamo soltanto, adesso insomma raccontiamo questa cosa che è legata un po' alla città di Padova, ma un po' tutto al nostro Veneto, cioè a questi compositori come Vivaldi, Tartini, che nati qui, cresciuti qui, hanno scritto la musica qui, che però ritroviamo i loro manoscritti nelle biblioteche di tutta Europa, perché erano davvero un veicolo di condivisione culturale e che ancora adesso la musica italiana tradizionale, cioè la classica, l'opera e queste cose sono ancora un veicolo di unione, di trasmissione, di portare all'estero come la cucina, insomma, quello che è il nostro, la nostra qualità della vita, questo che è la cosa che ci invidiano. Una vera e propria label di un Made in Italy che si Assolutamente. racconta da sempre. Certo. Dove, quando all'estero pensano al sole, alla buona cucina e pensano a quella che è la musica classica, all'opera e per esempio un autore come, non so, come Vivaldi, eccetera, di cui bastano 2 notte e tutti a New York, a Londra, a Stoccolma si immaginano su una gondola andando verso, ecco, una delle nostre bellezze architettoniche e culturali. Una vera e propria bellissima immagine questa che hai evocato con queste parole. Ma adesso io vorrei dare un po' voce anche ai nostri telespettatori che sono molto curiosi, soprattutto magari su quello che è una chicca e un pettegolezzo storico a sfondo musicale. Oddio, volentieri. Quindi raccontaci adesso invece quello che può essere un non detto, quello che ovviamente non si conosce sul mondo dei musicisti della storia. Ah, ci sono un sacco di cose che emergono dagli archivi, dalle lettere, dalle biografie. Ecco, per esempio, c'è una cosa abbastanza interessante di un altro argomento di cui mi sto occupando è che la prima opera di Verdi, tra quando Verdi la scrive, cioè quando sappiamo, dice Verdi nelle lettere, dice l'ho scritta, l'ho finita, e quando va in scena alla Scala passano 3 anni. E questa cosa era stata è sempre stata, non un mistero, ma è sempre stato un problema. Cioè ci si è sempre chiesti, ma perché passano 3 anni prima che Verdi scriva, cioè all'opera scritta è finita, però non va in scena per 3 anni. E era stato completamente sottovalutato il fatto che anche in quei 2 anni ci fu una enorme epidemia che bloccò tutto il nord Italia perché c'erano i confini, quindi Milano era in uno stato, Parma nell'altro, e anche allora reagirono nella stessa maniera, quindi con le quarantene, quindi con i blocchi, e praticamente Verdi si trovò bloccato a casa con questa opera finita che non poteva andare in scena perché appunto, quindi è incredibile come leggere queste cose sulle lettere, sulle cose, eccetera, ci riporta e ci fa capire come in realtà anche loro e noi abbiamo vissuto, viviamo le stesse cose, insomma.
o altre cose più, diciamo, divertenti, come il fatto che Vivaldi, che sappiamo che era un sacerdote, era un prete, era stato ordinato, però viveva in casa con la cantante delle sue opere, di cui insomma ci raccontano i racconti che insomma forse così casto il rapporto non fosse, tanto che a un certo punto un cardinale gli proibisce proprio di mettere in scena un'opera a Ferrara, perché dice caro Vivaldi, lei è un prete, vive con una cantante, no, l'opera a Ferrara. E questo, tra l'altro, giusto per raccontare le cose, manda Vivaldi, che ci aveva messo per quest'opera, ci aveva messo di tasca sua, lo manda completamente in bancarotta e alla fine lo fa fuggire da me. Insomma, sembra di raccontare storie uscite dalla cronaca dei giornali, e invece sono appunto le vite dei nostri grandi compositori. Non è Gutter Press, quindi alla Sun o qualcosa del simile, però proprio storia di vita, quotidianità, che in questa ridondanza storica che è bello sentire. Ma adesso, ritornando invece alla tua figura di direttore d'orchestra, se dovessi fare un flashback e ritornare alla tua prima esecuzione in pubblico, quali sono state le emozioni che hai provato e qual è stata la prima opera che ti ha portato alla ribalta? Ma ritornando indietro, ci sono stati tanti momenti intensi. La cosa bella di dirigere è che in qualche maniera, almeno per me, che si entra in una specie di trance in cui la concentrazione è massima, in cui uno è concentrato su quello che sta facendo, perché è un'operazione molto, è come guidare una macchina molto veloce, cioè un gesto così o colà manda fuori l'orchestra e durante l'opera i cantanti, eccetera. Quindi diciamo che anche se è difficile da spiegare a chi non è, ma è difficile da spiegare anche a chi suona in orchestra, perché anche chi è di questo ambito vede, capisce che qualcosa funziona o non funziona, ma non capisce perché. Certo, ricordo la prima volta che ho esordito al teatro, all'Opera di Helsinki, studiavo là, c'era una grande scuola di direzione d'orchestra e mi fecero fare proprio un'opera italiana, I Pagliacci, e l'emozione fu forte, insomma. Davvero è una cosa... Credo di aver sudato più quella volta che in tutta la maratona, assolutamente. Assolutamente. Bello, belle le emozioni, bello soprattutto le competenze. E adesso invece quali saranno i prossimi appuntamenti che ti vedranno alla direzione d'orchestra, quindi protagonista? Beh, ricominciamo da questo concerto di Padova, ricominciamo da altri concerti che ci saranno in autunno in Italia e ricominciamo da poi alcuni appuntamenti dell'anno prossimo su cui stiamo lavorando, che devono ancora essere annunciati ufficialmente, insomma, però diciamo che si vede in questi mesi della primavera, si vede che stiamo uscendo da quello che è stato l'enorme blocco di questi 2 anni. Ci vorrà del tempo prima che il pubblico si riabitui ad andare nelle sale da concerto, prima che noi ci riabituiamo alle grosse novità organizzative anche che ci sono state. E io credo che però, per esempio, io durante il lockdown, eccetera, abbiamo curato vari concerti in streaming pensati anche in un modo diverso, cioè con dei video in cui non si vedesse solo l'orchestra che suona, ma anche si vedessero delle immagini, una specie di videoclip, di narrazione, mm-hmm. che credo che sarà uno dei futuri possibili. Diciamo che il nostro è stato un mondo che è un mondo conservatore, sì, è stato un mondo che in questi 2 anni ha affrontato un'accelerazione di 15 anni. Ecco, quindi immaginate il vostro campo, la vostra situazione, come se tutto accelerasse nel giro di pochi mesi. Abbiamo delle grosse sfide e ci stiamo lavorando con molto impegno. E se dovessi invece esprimere un desiderio su un posto dove ti piacerebbe suonare e dirigere? Beh, devo dire la verità che io ho avuto la fortuna di certo anche in Italia, ma specialmente poi un debutto a Vienna, e ho sempre lavorato tanto all'estero. Devo dire la verità, mi farebbe piacere tornare a lavorare di più in Italia. Ci sono dei teatri ovviamente che mi
a cui sono legato sentimentalmente, quindi devo dire davvero uno dei sogni è quello che anche l'Italia, che è appunto, senza dire le solite cose, però davvero in questi anni dal punto di vista culturale è stata in una crisi di fondi, in una crisi di lavoro eccetera, possa tornare a quelli che erano i fasti e gli splendori di qualche anno fa, insomma, e che anche le nostre città, che devo dire la verità, nonostante gli sforzi rispetto all'Europa e agli Stati Uniti, si vede che c'è stato in questi 10 anni un grosso scollamento, che possiamo tornare ad avere quella forza propulsiva culturale della nostra musica, le nostre orchestre, perché è anche un biglietto da visita per tutti, è un biglietto da visita per la città, è un biglietto da visita per la cultura, è un biglietto da visita anche per i Made in Italy, insomma. Ed è forse anche veramente un passepartout per attirare non solo gli appassionati, ma anche le persone che magari non ne capiscono molto di musica, però può essere raccontata in una maniera anche un po' più comprensibile, farle appassionare, perché questo binomio, forse no, cultura, luoghi come quelli della Urbs Picta, nel caso di Padova, possono avvicinare veramente tante persone. Certo, ma quello che bisogna capire, anche questo è un invito così insomma personale, che non fatevi spaventare dall'idea di dire oddio la musica classica, oddio è una cosa noiosa eccetera. No, è una cosa bella, è una cosa talmente bella che 200-300 anni dopo c'è ancora gente che la suona, e questo insomma è perché è bella musica, è piena di energia, e quindi non vi fate spaventare, come dicevo prima, come uno prova un ristorante diverso o una cosa diversa, e così ecco, insomma, provate ad ascoltare anche della musica diversa. Ecco, forse il Parsifal di Wagner di 4 ore e 30 forse lo lascerei per un secondo momento. E proprio su queste bellissime parole che ci raccontano di musica, di cultura, di territorio e di ripresa, ringraziamo il direttore d'orchestra Giancarlo Rizzi per le sue parole, per questa istantanea veramente trasversale sul mondo della musica. Grazie a voi, grazie a te.